But there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Sotti Gaming, siamo qui su This War of Mine, The Little One. Era tantissimo che dovevo fare This War of Mine, e perché lo riporto nel canale? Beh, semplice, a gennaio è uscita l'espansione The Little One, in cui includeva all'interno del gioco originale anche la possibilità di giocare con dei bambini. Da qualche giorno è uscita anche su Steam, e ho detto perché no? Perché non portare, dopo tutte le sventure con il nostro buon vecchio Bruno, perché non portare una miniserie di This War of Mine sul canale con dei bambini? Voglio vedere un attimo le modifiche che hanno fatto al gioco. Sono state apportate alcune modifiche, non ci sono soltanto i bambini, ci sono alcune modifiche. Voglio vedere quello che hanno fatto, e soprattutto sono curioso di vedere quanto riuscirò a sopravvivere questa volta. Ve lo dico sin da subito, farò soltanto una campagna, a meno che poi non piacerà tantissimo la serie, allora a quel punto la continuerò con più campagne. E una volta morto, praticamente una volta fallita o riuscita la campagna, stopperò la serie. Vi dico subito anche questo: se la serie non è detto che partirà, questa è una prima puntata di prova per vedere se la serie vi può interessare oppure no. Quindi vediamo un attimo come va, e soprattutto vediamo chi ci capita all'inizio. Che posso scegliere i vari personaggi, ma questa volta non lo farò, bensì farò casuale, perché sennò altrimenti che gusto c'è. Cominciamo subito con un piccolo problema, a little problem. Ah, prima di tutto vi dico, se sentite un po' di sottofondo di pioggia è perché sta piovendo a bestia qui da me, e la botola della soffitta è in plastica, e quindi si sente tutta l'acqua che scroscia sopra la botola. Ma non ci interessa, perché in realtà fa atmosfera. Questo gioco è adatto, si basa direttamente alla pioggia. Il problema qual è? Che partiamo, di solito partiamo con tre personaggi. Questa volta non so perché ci fa partire con due, di cui una è una bambina. Che cazzo ci faccio io? La guerra civile di Graznavia dura ormai da molti anni. L'ultima roccaforte delle forze ribelli è sotto assedio da parte del governo militare. Un numero impressionante di civili vaga per la città. Cibo e beni di prima necessità stanno terminando, e ogni giorno si lotta per la sopravvivenza. Chris e sua figlia Iskra sono stati buttati fuori di casa dai soldati in cerca di un posto dove stare. Si sono imbattuti in un edificio abbandonato e hanno deciso di farne temporaneamente la propria casa. Guardate lui che faccia da modello che c'ha però, eh. Lei sì, si vede che insomma è un po' impaurita. Lui però mi sembra alquanto modello, figo. Vediamo subito che vuoi questo. Ho paura, papà! Ho paura! Non rompe il cazzo, ma comincio da 2 secondi, eh. Quindi state buona e calmate. Allora, le abilità sono queste. Iskra c'ha figlia di Cristo, che in teoria, è scritto con l'H Cristo, però in teoria dovrebbe avere i superpoteri. Quindi la figlia di Cristo, noi sapevamo che Cristo era figlio di Dio e c'aveva i poteri, quindi lei è figlia di Cristo, in teoria ci dovrebbe avere i poteri pure lei. Cristo c'ha padre determinato, mi sembra un'ottima qualità padre determinato. Vabbè, bando alle ciance, mi ho perso già troppo tempo così, senza fare un cazzo. Quindi vediamo di cercare qualcosa e di trovare soprattutto qualche cosa. Ok, oggetti base abbiamo trovato: del buon cibo, dei materiali, l'acqua, le assi e dei beni consumabili. Perfetto. Che è questo? Che è? Butta il bimbo di sotto? No, devo scoprire che cacchio è questo. Cioè, qui c'è tipo un butta bimbo. Voglio vedere che è. Che poi costruì, ok, l'altalena. Perché io dovrei fare l'altalena? Siamo in guerra, devo fare i fucili, non l'altalena. Me ne sbatto io dell'altalena. Senti, io adesso non posso parlare con te, bimba mia. Lo so che sei triste, ma io c'ho da fa'. C'ho da fa'. Vuoi fare un gioco battimani? Certo, cioè, sì, ma che ce frega se c'è una casa distrutta, se praticamente fuori stanno a bombardare? Non guardiamo quello che c'è in giro, giochiamo a battimani. Mi sembra giusto. È pur vero, ragazzoli, che una bambina in tempo di guerra va consolata, è vero. Questo stavo trascurando la mia parte umana stavo trascurando. Rigiochiamoci domani, sì, va benissimo, bimba mia. Ora andiamo a cercare qualcosa che ci sfami. I bambini sono quelli che soffrono di più nella guerra, questo è vero, è vero. Sono d'accordo con te, ma se non famo qualche cosa ed in fretta, soffriremo anche noi, e molto di più. Io spero vivamente che mi arrivi qualche nuovo personaggio a breve. Cioè, non dovrei giocare con i detriti, potrebbe essere pericoloso. Ma vaffanculo, a che serve tu? Dimmelo. Cioè, c'ho un personaggio invece, cioè c'ho due personaggi invece che tre. Se una non fa un cazzo, cioè puoi costruire almeno, puoi costruire la palla
E l'orsetto e la corda per giocare? Già era difficile prima sto gioco, perché comunque sì, era un gioco abbastanza complicato. Poi, se tu a tutto ciò mi ci aggiungi i bambini, che me lo fai partire con un personaggio solo, mi ci dai il bimbo, maledetto gioco di merda, io come cazzo fo in avanti? È arrivata la notte. Allora, possiamo far dormire la bambina perché non può fare nulla, però possiamo andare a rovistare con il padre. Cottage bombardato, una limitata quantità di cibo, montagne di materiali, una limitata quantità di medicine, montagne di armi, un mucchio di parti. Non mi porto niente perché, raga, non c'ho niente da potermi portare. Andiamo a rovistare. E speriamo, raga, speriamo di trovare qualcosa di buono. Ok, per quanto riguarda le parti e roba varia, c'è un sacco di roba, raga. Guardiamo dentro la casa. Qui c'è un po' di gente morta. Non mi sembra di vedere persone, però vediamo un attimo. Comunque sia, entro e provo a cercare qualche sottospecie di medicine. Cioè, se trovo le medicine sarebbe perfetto, raga, le do a cappiarle. Ok, c'è pure parecchio cibo, raga. E per parecchio intendo parecchio, quindi adesso un po' lo prendiamo, medicine, perfetto, raga. Posiamo un attimo queste, ecco, mi prendo questa. E poso altre due di queste e mi prendo, ecco, questa qua. Vedo camminare rosso, spero che sia ancora il topo, io, raga. Sì, ok, quel topo di merda. Perfetto. La serratura abbastanza semplice, dovrei riuscire ad aprirla. Dai, aprila. Non c'è molto attrezzi, cazzo forziamo. Però per il momento va benissimo così, ragazzuoli. Se smettesse anche di piovere sulla vita reale qui, per me sarebbe un grande sollievo, visto tutto il giorno che piove e ho dovuto registrare comunque sia per forza, quindi è un po' una rottura di coglioni. Ho trovato un bel po' di cose di qualità, continua, e la nottata è andata bene. Sto bene, tesoro, ho una sorpresa per te. Fammi vedere! Tutti i negozi di giocattoli sono chiusi, ma guarda cosa ti ho portato. Mette 6 ore per darglielo, però. Wow, grazie papà! Io voglio del cibo, però! Aspetta, non può mangiare adesso, non rompo il cazzo. Magna dopo. Magna all'orsetto. Siamo riusciti a fare bene o male quasi tutti i beni di prima necessità. Adesso gli fa fare un piede porco subito, praticamente, perché logicamente il piede porco a noi ci risulta utilissimo, perché ci permetterà di aprire un sacco di porte bloccate e anche alcuni armadietti che sono bloccati. È tornata la notte. Dormi a letto, sì. Io vado a rovistare qui che già ho visitato. Alla chiesa di San Mary, cioè, fare attenzione perché comunque sia c'è gente. Quindi non ci voglio andare subito. Mi porterò il piede di porco questa volta e vado comunque sia a cercare di recuperare più parti e roba del genere che avevo lasciato in questa casa. Sperando che non ci sia passato nessun altro e che non ci sia entrato nessun altro, raga. Perché le case non sempre rimangono come le avete lasciate. Quindi è molto probabile che ci potrebbe essere qualcuno. In questa non è il nostro caso, raga. Controlliamo l'armadietto che avevamo lasciato prima, perché non lo potevamo aprire. Adesso lo possiamo aprire, quindi controlliamo che c'è dentro. E poi possiamo aprire anche la porta sopra, se non ricordo male. Perché con teoria col piede porco dovremmo poter spaccare il lucchetto. Speriamo di trovare qualcosa di buono, raga. Sì, speciale. Allora, vediamo un attimo queste tre. Ne più le medicine. Vediamo queste due. E questo. Ne prendo i proiettili. Ne prendo questo proiettile già fatto. E la polvere da sparo. Levo l'orsetto e fumo rotti i coglioni. Anche se potrebbe un altro orsetto, altri due orsetti, dai, almeno se mi serve fargli creare qualcosa. Perché? Perché sto pensando ai bambini? Io dovrei pensare alla sopravvivenza della mia figlia, non farla giocare. Però ormai, ragazzi, questo gioco te rende umano, te rende. Cristo è tornato! Sembra una rivelazione religiosa, però no, raga, non ve fidate, non è tornato ancora. Speriamo non sia successo nulla. Qualcuno ti ha fatto il male, Iskra. Con un nome del genere gli fanno il male di sicuro, gli fanno. Qualcuno ha fatto irruzione. Allora, intanto lei è stata ferita leggermente, che palle. E ci hanno rubato un pezzettino di pollo. Ha fame, leggermente ferita e depressa. Perfetto, c'era tutta sta figlia, insomma. Cosa? Vi siete fatti male? Cos'è successo? Ha iniziato a gridare e il ladro mi ha colpito forte, molto forte. Molto forte non c'era, ma è una narrazione teatrale che ho aggiunto io. Quel maledetto, come ha potuto? Me la pagherà. Se in teatrale l'ho aggiunta da me, sono quelle che danno il pizzico delle pepe. Non avrei dovuto lasciarti qui. Adesso mi prenderò cura di te, figliola. Papà, neanche gli orsetti mi hai portato questa volta. Ma cagare! Ha detto così, raga. Non hanno messo i sottotitoli, ma in realtà c'erano, raga. È vero, è così. Comunque, grazie di essere qui questa prima puntata. Spero vi siate divertiti con me. Mi raccomando, continuate a seguire la serie e tutte le altre serie che sto facendo. Un saluto a tutti da Comando Wolf. Condividete con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Ciao a tutti, ragazzuoli.